Buonasera a tutti, per l'intervista è venuto il capitano dell'Azzurra Novara, Matteo Brusa, al quale chiediamo, vabbè, che c'erano state 4 vittorie, ma non è che proprio alla quinta dovevate giocare proprio in questa maniera, soprattutto una partenza veramente ci ha lasciato un attimo sconcertati. Cos'è successo, Matteo? Un po' anche a noi, onestamente, siamo partiti molto male e siamo stati puniti, perché poi in realtà c'è da fare anche complimenti al Tiene, che invece è partito molto bene, e quindi unite le due cose alla fine ci siamo ritrovati sotto 3-0, 4-0 nel giro di poco, e poi sai, recuperare comunque un dispendio energetico notevole, e ci eravamo anche riusciti in realtà. Sì. E poi però oggi è stata una giornata, diciamo, no, un po' per tutti, e alla fine questo dimostra che è un campionato molto equilibrato, che il fatto di essere primi non vuol dire entrare e aver già vinto prima ancora di giocare la partita. Certo, certo. È andata così. Sì, sì, infatti diciamo che nel secondo tempo, addirittura il primo minuto, eravate riusciti a portarle in parità. Non credo che vi siate seduti, non lo credo minimamente, anzi avete tentato proprio, soprattutto nei minuti successivi, anche di andare in vantaggio. Non è riuscito, forse non eravate nella migliore formazione, non lo so. Certo che dispiace effettivamente, perché ci aspettavamo un Novara, veramente il gioco si vede. Il gioco si vede, c'è, i giocatori ci sono, avete tentato l'impossibile, tiri da lontano, incroci, eccetera. Forse doveva andare così, al di là della prestazione della squadra di casa, insomma, no? Sì, 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 beh, certo, si gioca sempre in due, quindi in realtà, ripeto, vanno fatti i complimenti anche a loro perché hanno giocato un'ottima partita. Chiaro, non ce l'aspettavamo neanche noi, onestamente, di essere sotto da subito, così, e poi di fare così tanta fatica, ma va bene anche così, ripeto, è un campionato molto equilibrato, e quindi oggi, c'è niente da dire, hanno dimostrato anche loro di potersi in realtà giocare con chiunque, perché alla fine sono passate 4 giornate, quindi ancora un campionato lunghissimo. Certo. Il fatto di essere indietro di 6-7 punti oggi non vuol dire ancora niente. Esattamente. E la qualità dei giocatori c'è, ovviamente, ma c'è anche da parte del Tiene, quindi solo i complimenti, e noi penseremo. Benissimo. Un po' in settimana. Allora, un buon rientro e un in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. Grazie a te, a risentirci.